Il 14° congresso nazionale sull'uva da tavola, giunto alla 10ª edizione internazionale, si è tenuto lo scorso 3 febbraio presso il centro congressi del Grand Hotel d'Aragona a Conversano Bari. Dalle ore 14 alle ore 20, nella sala riservata alle società, produttori di uva da tavola, ricercatori e tecnici hanno incontrato rappresentanti di varie società. I lavori congressuali sono invece stati aperti da Mario Colapietra, che ha parlato delle nuove varietà di uve apirene. Foglie TV ha intervistato l'ingegner Rinaldo Munitis, agronomo, Giovanni Papa, rappresentante Sud Italia al ZECHEM, e Saverio Donza, titolare agricola internazionale. Siamo con l'ingegner agronomo cileno Rinaldo Munitis. Dottor ingegner Munitis, le principali cultivar presenti in Cile e diciamo le novità sui fitoregolatori. Buono, i principali cultivar in Cile sono cultivar senza semi come i Thompson Seedless, ma anche Flame Seedless, però è anche molto importante Red Globe. In tutto quei cultivar l'impiego di fitoregolatori è veramente importante, l'acido giberellico e anche il Sitofex, che è un più nuovo che l'acido giberellico, perché sono aiuto importante per gli agricoltori per cercare una migliore qualità in uva da tavola. In cosa si estrinseca questa maggiore qualità? In cosa si concretizza questa maggiore? Si concretizza generalmente in una maggiore dimensione delle vacche, che sono sempre desiderate dai mercati, dei destini dell'uva, e anche una buona conservazione dell'uva. Principalmente l'uva è vendita per sua apparenza, la qualità, la forma che si vede. È una vacca grande e con una buona forma, è sempre preferita. Siamo con il dottor Giovanni Papa, responsabile per il Sud Italia dei prodotti Alzchem. Dottor Papa, questo nuovo prodotto Sitofex per l'uva da tavola. Sì, questa sera noi abbiamo presentato finalmente questo nuovo fitoregolatore per l'uva da tavola. È autorizzato sull'uva da tavola dal 16.01 di quest'anno, quindi una cosa molto recente, e serve il prodotto a migliorare la bacca, la qualità della bacca, la pezzatura della bacca, conservando quelle che comunque sono sempre le caratteristiche varietali, sia della forma del grappolo della bacca, ma anche per quanto riguarda gli zuccheri, il colore e cose di questo genere. Le novità su un prodotto molto conosciuto dagli agricoltori, il Dormex. Sì. Due parole su questa situazione. Il prodotto, su questo prodotto bisogna essere molto chiari. L'uso è revocato in tutta Europa. Il prodotto non può essere venduto e non è assolutamente venduto in nessuna forma dall'azienda produttrice originaria, l'Alzchem. Quindi è importante per noi prendere in questa sede le distanze da tutto quello che può essere o succede in zona, e anche di prodotti contraffatti venduti a marchio Dormex, dove assolutamente l'azienda è completamente estranea. Quindi una particolare attenzione agli agricoltori quando si rapportano con questi prodotti. Allora, siamo con il dottor Saverio Donza dell'Agricola Internazionale. Dottor Donza, la mission di Agricola Internazionale, o le mission? La mission di Agricola Internazionale è quella di offrire mezzi tecnici altamente specializzati che siano in grado di rispondere alle esigenze di un'agricoltura moderna. La società nasce nel 1983 a Pisa e da subito instaura uno stretto rapporto di partnership con società leader del mercato tedesco. La prima società con la quale l'Agricola Internazionale instaura questo stretto rapporto di partnership è quella che allora veniva chiamata SKV, diventata poi Degussa, adesso Alzchem, quindi la società produttrice della calciocianamide, del Sitofex, il prodotto che viene presentato quest'oggi al convegno Uva da tavola, e del Dormex, il prodotto che attualmente non è disponibile sul mercato italiano, ma che insomma è decisamente ben conosciuto da tutti per le sue qualità. Attualmente le altre società con le quali collaboriamo, per le quali distribuiamo e posizioniamo a livello tecnico e commerciale i prodotti sul mercato italiano, sono la KPS Agricoltura, quindi la società che ha la massima competenza in fatto di potassio e di magnesio, e la società Evonik, società leader nel settore dei bagnanti ad alte prestazioni, dei bagnanti con azione super spreading. Settore che sta crescendo e che sta diventando sempre più strategico sul mercato italiano.
La società, come ripeto, è nata nel 1983 ed ha ormai 30 anni circa, il prossimo anno saranno 30 anni, è in grado di offrire sul mercato italiano i mezzi tecnici in grado di soddisfare le esigenze di un'agricoltura moderna.